Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Migranti, Bruxelles, l'accordo di Malta non è vincolante. L'Ungheria dice rifiutiamo la pressione di qualsiasi paese europeo per accogliere clandestini illegali. La Commissione europea precisa il meccanismo discusso al mini summit sarà totalmente volontario e non ci sarà obbligatorietà per i paesi che decideranno di partecipare. Conte a Malta risultato storico, Salvini non sia geloso. Brexit colpo per Johnson, la Corte Suprema riapre il Parlamento, illegale la sospensione voluta dal Premier. Sentenza unanime, illegale la sospensione, il Premier decisione insolita ma va rispettata. Usciremo il 31 ottobre, confido ancora in un accordo con l'Unione Europea. Camera dei Comuni convocata per domani. Pressing per evitare il no deal. Le opposizioni Boko si dimetta. In Italia il calo i nuovi casi di tumore 371.000 nel 2019. Sono 2.000 in meno rispetto all'anno precedente. Diminuisce anche la mortalità. Clima, fioramonti, l'ecologia va insegnata a scuola. Il ministro propone che l'ambiente diventi materia di insegnamento. Soffoca la compagna e tenta il suicidio, dramma nel Milanese. A dare l'allarme l'ex moglie dell'uomo. Dieselgate, la procura tedesca accusa. I vertici dell'azienda manipolarono il mercato. Giù il titolo in borsa. Spagna, sì dei giudici allo spostamento dei resti di Franco. La traslazione del monumento per le vittime della guerra civile era appoggiata dal governo socialista. Ucraina, Trump ordinò il blocco degli aiuti a Kiev prima di sentire Zelensky. In media USA il presidente congelò i fondi come arma di pressione affinché l'Ucraina indagasse su Biden. FCA, aiuti di Stato del Lussemburgo. Corte dell'Unione Europea respinge il ricorso dell'azienda. Un portavoce del gruppo dice delusi ma decisione non rilevante. Sul diritto all'oblio la spunta Google non vale per tutte le versioni del motore di ricerca. Thomas Cook rimpatri i primi 14.000 turisti. Londra attacca i manager. Il governo Johnson apre un'inchiesta sui vertici aziendali. No del Premier ai bonus. Il traditore per gli Oscar, l'Italia candida Bellocchio. Il film su Buscetta punta alla nomination. Il regista dice da vecchio anarchico è un onore rappresentare l'Italia. L'uomo vitruviano di Leonardo in prestito al Louvre per una mostra. Via libera dalla Galleria dell'Accademia di Venezia. Grazie per aver ascoltato questa edizione del telegiornale. Vi rimando al prossimo video. Arrivederci.